Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi porteremo questa crimpatrice, l'unboxing di questa crimpatrice, acquistata a Lidl a 9,99 euro. Vi informo che oltre a questa qua usciranno altri video, già un video uscito sulla levigatrice a penna. Vi invito ad andarlo a vedere. Oggi uscirà questo video, nei prossimi giorni usciranno anche gli altri video. Sto iniziando a comprare gli oggetti per il mio laboratorio. E che ben presto vi porterò anche magari sul canale. Andiamo ad aprirla. È stata acquistata a Lidl. C'è una fascetta. In poche parole, c'è questa fascetta di protezione, in modo tale che non rubano quello, il materiale all'interno. E qua si apre. Questa qua è la crimpatrice. Con sfilafili e all'interno troviamo i vari oggetti che vi presenterò. Vediamo al momento questa qua è una crimpatrice, oltre a qua avere la sfilafili, sembra buona, ancora non l'ho provata. Io di solito, come ben sapete, non consiglio prodotti che non ho provato. Io porto solo un unboxing, poi uscirà magari qualche video di come mi troverò. Proviamo a sfilare un filo. Allora, qui ho un cavo classico di corrente. Tagliamolo. Togliamo questa parte qua. E proviamo a sfilare. Dipende dalla grandezza che noi vogliamo sfilare, dobbiamo dargli una grandezza, quindi mettiamo fino a qua dove fermerà il cavo e inseriamolo. A sto punto noi schiacciamo. Basta poi scuotere quando si fa qua. Con questa rotellina possiamo ingrandire per mettere magari cavi più grandi o più piccoli. In poche parole. Io ora voglio mettere un cavo più piccolo, quindi accorcio. Si è accorciata. Spelliamo. Diamo la grandezza che vogliamo spellare. Così va bene. Un attimo. Ok, così va bene. Ok. Devi so spelato. Devo spelare anche un pochino di più, però va bene. Per un cavo di corrente va bene. Proviamo un cavo d'allarme ora. Questo qui è un cavo d'allarme. Proviamo prima a spelare questo. Dobbiamo quindi diminuire. Diminuire, lo diminuisco. Stop. Ecco qua, proviamo. Va bene come grandezza, tanto per farvelo vedere. Ecco fatto, sfilato. Ovviamente qua poi c'è tutte le cose qua. Vedete? Si è sfilato. Proviamo ora un cavo piccolo, anche se ho i miei dubbi. Proviamo con questa grandezza. No. Non va bene con un cavo piccolo, in poche parole, non va bene, dà problemi già, in poche parole. Può andare bene con i cavi normali di luce oppure spelare la prima membrana, come si vuol dire, del filo. All'interno del nostro kit cosa troviamo? Io vi ne ho messi alcune qua, poi qui ce ne sono vari. Da notare pure che c'è una, cioè ci sono due colori, in poche parole, tranne per questo, che ce ne sono tre, in poche parole, c'è anche il rosa. Però poi vi spiego il perché. Ci sono due colorazioni. Troviamo quindi questi. Vi faccio vedere tutti quelli che troviamo, in poche parole. Di questo purtroppo devo dire c'è solo il rosso, non ho guardato più volte, non l'ho trovato, quindi c'è solo il rosso. Questi qua che solitamente li troviamo, faccio un esempio, nelle batterie dell'allarme,
ma non solo, ma anche altre, molto altro. E poi questi qua che sono per fermare i cavi, in poche parole. Ne troviamo tre, magari due con polarità. Questo qua, in poche parole, blocca il cavo. Ho guardato qualche video, sigilla il cavo, in poche parole, lo sigilla. Non faccio l'utilizzo di questi qua, non ne voglio iniziare a sprecare inutilmente. Appena la inizierò ad usare in laboratorio, farò la recensione. Questa qua sono l'unboxing, infatti non sto dicendo manco i nomi di questi, apposta. Farò il video a parte, in poche parole, e così via. Ah, mi sono dimenticato che dentro la scatola troviamo anche delle fascette. Ho notato anche di... No, questi qua sono buoni. Questi qua non sono fascette. In poche parole, questi qua sono quelli che tu puoi iniziare a girare. E poi fascette. Manuale di istruzioni con immagini. Sono per lo più immagini. E questi che, guardando dai video che mi sono visto, già mi sono informato un po'. Sono per crimpare i fili piccolini, tipo quelli dell'allarme. Bene. Bene, ragazzi, il video si conclude con la nostra crimpatrice dalla Parkside della Lidl, acquistata a 9,99 euro. Lo ripeto, già l'ho ripetuto 3 volte. Che dirvi, a prima impressione sembra molto buona, anche come prodotto. Sembra molto buona anche qui. Questa è una piccola peculiarità, secondo me, un piccolo problema. Questa qua sembra anche abbastanza solida, poi non saprei. Anche se credo che questo qua alla fine basta che uno lo tiene fermo il filo, non serve questo qua, in poche parole. La rotellina mi lascia un piccolo dubbio. Per tagliare il filo, qua lo taglia abbastanza bene. Pare buona la lama. Per questo qua pure un pochino, nel senso, in poche parole, io preferisco le forbici per tagliare i fili. Per tagliare i fili d'alimentazione, come vi ho fatto vedere, quelli grandi va più che bene. Non ti rovina, non ti intacca manco il filo. Magari con le forbici spesso succede che lo intacca, invece così non lo intacca. Per fili magari un pochino più piccoli, quello che ci devo fare anche io, molto probabilmente per progetti elettronici o allarmi, può servire solo per togliere il primo strato di isolante. Gli altri strati molto più piccoli, no, in poche parole, te li taglia, proprio te li spezza, ma è normale. Come crimpatrice invece per crimpare questi, o gli altri, ancora non l'ho provata, non vi posso dare un giudizio mio personale. Uscirà un video, appena avrò il laboratorio la inizierò a usare, molto probabilmente già la inizierò a usare a fine mese per farmi l'impianto elettrico in garage, quindi per tagliare i fili, vedo anche la resistenza, se resisterà perché ce ne saranno un bel po' di fili da tagliare, proverò anche quelli perché ho visto che alcuni li dovevo usare, quindi la proverò, vedrò, poi farò un video, se si rompe lo porterò sempre il video. Ne parlerò male, se invece funziona per lo più per le cose basi, ve lo porterò pure bene. Dipende come andrà la situazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Usciranno prossimamente altri video perché ho fatto acqu altri acquisti al Lidl. Usciranno altri video. Vi ricordo che ieri è uscito un video sulla levigatrice a penna. Pure quella mi ha dato un giudizio positivo, mi è sembrata a primo impatto molto buona, per lo più come per oggetti di hobbisti. E vi porterò sempre su tutti i materiali, queste qua sono solo le unboxing, vi porterò poi le recensioni. Mi secca dare le recensioni subito, a prima occhiata, magari basta che ho crimpato un filo, è buona buona, non vorrei. Ne dovrei crimpare un bel po' di fili, me la dovrei mangiare tutta la confezione per poi consigliarvi. Se è buona o meno, la proverò molto probabilmente quando inizierò a fare i lavori in garage e magari anche qualche piccolo progettino in laboratorio. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!